Per circa 1,8 miliardi di musulmani è iniziato ieri il Ramadan, il mese sacro dell'Islam, la cui tradizione vuole che sia un periodo di digiuno, preghiera, astinenza e carità. Durerà 30 giorni e terminerà al tramonto di sabato 22 aprile con la festa di fine digiuno. In questo arco di tempo, oltre ad astenersi dal consumo di cibi dall'alba al tramonto, è vietato anche bere, fumare e praticare sesso. Il Ramadan è stato istituito in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, un evento descritto nella tradizione musulmana come avvenuto nel 610 d.C. L'osservazione annuale del Ramadan è considerata una dei principali pilastri dell'Islam, considerati atti di culto obbligatori per tutti i musulmani. Durante questo periodo, come noto, i fedeli devono praticare il digiuno per non macchiarsi di impietà, non un digiuno totale si intende, ma che duri dall'alba al tramonto e che, oltre al cibo, contempli l'eliminazione delle bevande. Bisogna astenersi anche dal fumo e dall'attività sessuale. Attraverso questi strumenti bisogna rafforzare l'autodisciplina e il controllo degli istinti e dei cattivi pensieri, nonché l'amore per Dio, passando anche per l'appartenenza ad una comunità compatta. Oltretutto, il digiuno e l'astinenza vengono interpretati anche come un sacrificio fatto dal fedele per ricordare quali sono le condizioni di privazione in cui vivono i poveri ed i miserabili, avvicinando in questo modo ancor più l'uomo al divino. Ogni giorno, poco prima dell'alba, osservano un pasto predigiuno per assumere le energie necessarie ad affrontare l'intera giornata. Al tramonto possono invece interrompere il digiuno, che da tradizione prevede di aprire il pasto mangiando un dattero, per commemorare la pratica di Maometto di rompere il digiuno consumando 3 datteri. Il digiuno è obbligatorio per tutti i musulmani adulti, tranne donne incinte, chi si trova in viaggio, anziani e donne durante il ciclo mestruale, che sono esentati dal digiuno in maniera temporanea. I giorni di mancato digiuno si possono recuperare durante il resto dell'anno, tutti insieme o un giorno alla volta. In relazione a ciò, un altro aspetto fondamentale del Ramadan è costituito dall'elemosina, che va fatta secondo le possibilità di ciascuno, soprattutto da quanti sono esenti dal digiuno. Dopo l'ultimo giorno di Ramadan, i musulmani iniziano con una preghiera comune all'alba, la festa di fine digiuno. Durante i 3 giorni di festa, i fedeli si riuniscono per pregare, mangiare, scambiarsi doni e rendere omaggio ai parenti defunti.